Allora ragazzi, non partirò con questo video facendo la solita intro eccetera, perché c'è chi lo farà al posto mio. E come avrete letto dal titolo ragazzi, sì, oggi sono qua per fare una challenge insieme a Fancy. Oggi farò una challenge sul prova a non ridere con acqua in bocca, guardando l'ultimo video di Fancy, però che in questo caso egli stessi ha deciso di fare con gli elastici. E siccome non volevo perdermi questa occasione speciale, perché in realtà era da un pezzo che ci pensavo, ho deciso che questa era la volta buona. Quindi non perdiamo altro tempo e andiamo a cominciare. Sono proprio curioso di sapere che cosa ha combinato questa volta. Ok ragazzi, siamo sul canale di Fancy. Il video a cui mi riferivo ragazzi era questo: prova a non ridere assurda con gli elastici, doloroso. Sinceramente ragazzi non so cosa aspettarmi da questo video. Vi dico solo che ho visto la foto su Instagram e devo dire che più che farmi ridere mi ha fatto pensare: chissà quanto fa male. In compenso tenerla qua in bocca deve essere una passeggiata. Ah, comunque mi sono procurato anch'io il materiale, l'acqua e la bacinella. Mi sa che dovrò togliere il microfono perché sennò qua rischio di fare un casino, me lo sento. Sì, sì, ti aspetto. Va bene ragazzi, siamo in modalità cinema. Ah, dimenticavo il like, intanto. Ok guys, io sono pronto. Cioè quasi, devo prima bere l'acqua. Cioè in realtà mi devo riempire le guance, un po' come fanno i cicetti quando mangiano troppo. Alla vostra ragazzi. Oggi ragazzi ve lo dico, sono fottuto. Sto per fare una cagata di quelle proprio brutte, ma colossali, che dici: ma perché? Non lo so. Forse perché sono un coglione. Che schifo. Per chi non avesse ancora capito di che cosa sto parlando, mi sono fatto malissimo al dito, porca vacca. Non riesco a fare neanche questo. Guarda che deficiente. Vabbè, ci sono. Porca vacca, stavo spaccando la telecamera. Ci sono gli elastici ragazzi. E dovrò mettermeli in faccia ogni volta che riderò. Sono sfacciato. Ciao a tutti ragazzuoli, io sono Fancy. Vi giuro mi sto cagato addosso. Perché vi dico questo ragazzi? Perché tipo 3 anni fa ormai feci già un video di questo tipo. Cioè una prova a non ridere con gli elastici. Cioè ogni volta che vado a ridere me ne metto un. Vi faccio vedere la clip per chi non l'avesse visto. Noni. Oddio, guarda che bello. Sembravo un cotechino. Poi ero anche rasato. Un'immagine terribile. La differenza è che i capelli li ho. Fanno cagare, però per il momento ancora ci sono. E quindi oggi lo rifacciamo. Quanto sono cretino. Tra l'altro ne ho comprati giusto un paio. Non sapendo, ho detto nel dubbio li prendo. Conoscendomi me ne serviranno una 50ina. Non ho su spacciato. Vacca, questi fanno un male porco. Ma perché faccio ste cagate? Mi sono un sacco di Iniziamo. Tra l'altro utilizzo anche le cuffie. Sarà divertente mettermi gli elastici con queste cose. È già un casino così. Madonna, porca vacca, ste idee schifose che ho. Perfetto ragazzi, ed eccoci qua. Madonna, oggi sarà un casino, me lo sento. Devo riuscire a resistere. Perché pensavo fosse... Non ho riso, nei limiti. Questo non è una risa, ho fatto solo un suono strano. Vabbè raga, questa bonatela era soltanto una prova. Sembrava un'altra cosa. Per fortuna no, poteva essere un problema. Va bene, abbiamo un gattino. La tecnologia è la tua passione. Sai tutto di gaming. Diventa sviluppatore web. È un lavoro spaziale. Con il coding bootcamp Aula Bacata. Porco... Ma baby, watch it nice. Madonna raga, oggi è un casino, Sto soffrendo, ve lo dico. Okay. Perché gli è esploso tutto? Non riesce a bere quella lì a quanto pare? Va bene, sto resistendo qua. Non ci posso credere, sono riuscito a spaventarmi con questi video. Io non ho parole. Ma esattamente che problemi ha avuto questa ragazza? Madonna, comunque sono scemo e continuo a riguardarlo rischiando di ridere. Qua... Perché mi sono spaventato? Effettivamente sembra. Madonna, ok, premi per assistenza. Va bene. Ok, adesso qualcuno deve assistere lui. Niente! Lo sapevo. Come è arrivato? Cioè, appena premi arriva uno, viene pagato solo per fare questa cosa. Niente, è andata. Vabbè, non è che avessi molti dubbi, immaginavo che sarei durato 4 secondi. Speravo che con la paura degli elastici. Niente, va bene. Iniziamo con questo giallo, no? Sì, però come faccio a infilarmeli se sono le cuffie giganti? Oddio,
Dio santo! Ragazzi, sarà una roba terribile. Però non posso tenerlo così, devo metterlo. Ah! Mi ha frustato il collo. Va bene, il primo è andato. Sto già morendo. A fine video probabilmente avrò le cicatrici. Madonna, sto soffrendo tantissimo. Mamma mia, quanto tira. Va bene, quindi questo supermercato, se premi il pulsante, arriva. Non vale, se ho già riso per questo filmato. Basta, andiamo avanti. Madonna, il bambino già con la pizza. Che espressione aveva? Sembro io quando mangio i dolci dopo una settimana. No, di più in realtà, non li mangio da un botto. Cioè, guarda te la sua espressione proprio compiaciuta, no? Ma quanto è buona. Madonna. Dai, quello posso dire che stringe tutto. Che... Gatto. No, dai, ti prego. Aia, sono andato troppo vicino. Sto soffrendo tantissimo. Dai, stavo... Guys... Il problema, a parte che avevo bevuto troppa acqua, che è una roba allucinante. Il problema, ce la posso fare. Il problema non è soltanto provare a non ridere per le cose che vedo, ma anche le espressioni che fa Fest. È un casino. Comunque avevo esagerato con l'acqua, decisamente. Dai, riproviamo. Usando un gatto come fazzoletto. Porca vacca, io non dovevo farla sta cosa. Andiamo col prossimo. Ragazzi, potrebbe essere un problema, ve lo dico, Mi sto continuando a frustare perché l'elastico si incasta sulla cuffia, poi sul collo. Tra poco sanguino. Ok, dopo il bambino che prova a piacere nel mangiare la pizza. Porca vacca, veramente sempre io. Abbiamo il tizio che usa il gatto. Poverino. Vabbè, questo si fa male, lo sento. Porca vacca. Ma sembro io quando ho imparato a camminare. Dai, non ce la faccio. No, dai, ho già riso di nuovo, però vedi che sono scemo. Ma stavolta me le tolgo le cuffie perché è una tortura. Andiamo con quest'altro blu. Ok, questo è entrato più facilmente. Effettivamente senza le cuffie è molto meglio. Sì, però così come cavolo guardo il video. Cioè, secondo me questa cosa fa anche male, eh? O no? You serious? Proseguiamo, ragazzi. Vorrei che il video fosse finito, ma purtroppo no. E lo credo bene. Oh, devo rimettermi le cuffie. Qualcuno mi aiuti. Va bene. Quindi abbiamo il cane che, poverino, non sta riuscendo a camminare. Ma perché fate queste cose? Va bene. Che stregoneria è mai questo? Com'è possibile questa cosa? L'importante è che non faccia ridere. Cioè, in realtà un pochino sì, però sto resistendo. Cosa succede? Ma come cavolo sta scendendo? Raga, non ce la faccio. Questo video sarà la fine per me. Aia! Come stava scendendo? Tutto rigido. Niente, vabbè, ne metto un altro. Cioè, ce ne sono un sacco, non posso neanche dire li ho finiti, dobbiamo concludere qua. C'è un intero sacchetto. Andiamo avanti! Madonna, sono sicuro che sto per avere un ictus. Beh, dai, comunque sta andando bene, eh? Abbiamo iniziato da poco, il risultato già ottimo. Ve lo dico, raga, già qua ho rischiato di ridere. Il lavandino della vita, proprio. Ma qui perché sta scendendo in questo modo? Vabbè. Cosa è successo? Perché si è lanciato? Raga, sta tirando tutto. Salto in aria, tra poco. Ma non riesco perché sto morendo. Peccato, tu sei ammazzato. Non farò mai più una cosa del genere. Andiamo con questo. Probabilmente a una certa inizierò a metterli tutti negli stessi punti. Perché dove cavolo lo metto? La faccia è quella. Guarda che cosa brutta. No, mi devo muovere, raga. Sto perdendo i sensi. Qua non ho capito perché si sia lanciato. Ma va bene. Karate Kid. Ma che cavolo. Questa roba è inquietante. Non fa molto ridere. Basta, mi prego. Raga, sto male. Inizia a girarmi la testa, mi devo muovere. Ma poi sta cosa che devo ogni volta togliermi le cuffie. Sto morendo. Questo. Adesso come cavolo parlo? Già non mi capisce nessuno quando dico le cose. Figuriamoci così. Devo metterla più giù, ecco, perfetto. Madonna, mi sta tirando ogni cosa. È un segnale d'aiuto questo qua. Ok, ragazzi. Like Madonna santa. Pants, huh? Va bene. Non sto ridendo. Che risata bella che ha questo tizio. Ma che cavolo sta facendo questo? In the jungle, in my jungle, the mango flies tonight.
vi giuro che non lo faccio apposta, credetemi. Sarei proprio cretino. Mi sto impegnando a non ridere continuo, nonostante il dolore, ma vi rendete conto? Allora, ragazzi, ve lo dico, se non doveste vedere più video è perché sono morto. Semplicemente. Questa cosa fa malissimo, me lo sento. Guarda, tutti nello stesso punto, non sento neanche più da questo orecchio. Andiamo avanti, quanto cavolo dura sto video? Ma perché è seduto lì? Si sta divertendo il mondo. Come muovi i piedini? È inquietantissimo comunque. Va bene. Ottimo. È così che deve essere la ruota di una macchina. È perfetto. No, Madonna. Shit, I don't have one. Ok. Devo resistere, porca vacca. No pushing there. No. Non ci posso credere. Stop now. Hey. Stop. Non sto ridendo. L'ha bloccato mentre pisciavo in strada, ragazzi. Non ce la fa. For the fears we go. Laughing all the way. No, no, perché hai fatto la risata di Peter Griffin? Era lui, ragazzi. Aia. Vedo la luce. Mi sa che sto morendo. No, vabbè, io non ce la posso fare. Dammi un elastico, muoviti. Poi questi sono troppo piccoli, mi ammazzano. Ecco, fantastico. Madonna, sto per crepare, io me lo sento proprio. Quindi abbiamo anche Peter Griffin, raga. È uguale, porca vacca. Mi sa che è il doppiatore. Ok, c'è l'amico ubriachissimo, non si regge all'impiedi e lui, giustamente, lo porta a casa, se lo mette sotto il braccio. Va bene. Che succede? Perché ci sono quel... Porca vacca, che cosa sono? Perché sono morti? Raga, non sto ridendo. Non credo che si mangino così i kiwi. Però potrei sbagliare, eh? Non lo so, ragazzi, andiamo avanti. Dove... Che cosa me l'ha messo? Raga, no, sta venendo tutto. Stanno stringendo da morire. Mi sto fermando il cuore. Andiamo avanti. Eccolo qua, lo metto, che tanto voglio dire. Ma chi se ne frega. Almeno fa un po' meno male. Devo fare pure schifo. Raga, non lo so. Perché all'improvviso ho fatto questa espressione. So let's try a crispy chicken sandwich. Big. Non voglio sapere really like più it. Nulla, raga. Nice. Muoviamoci perché big. Mi sento male. Juicy. Basta, ti prego. Beautiful. Non farivo quella just faccia. Like you. Grazie mille. Che faccio? Mamma mia. Sembro io negli horror. Quando mi spavento sto sputando ovunque, raga. Ve lo dico, eh. Che... Non l'ha presa bene, raga. Mamma mia. Quanto devi resistere per fare queste cose? Sto sbavando ovunque! Che va? Oh, un gattino! Ma l'ha lanciato via! Ma perché? You just drop in and just raga, non ce la sto facendo. Ti prego, finisci, sto morendo! No, 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 no! Ecco questa! Ragazzi, è troppo per me! I suoni! Mi devo alzare un attimo! Oddio, mi accascio! Ho visto la mia faccia è viola! Potrebbe essere un problema! Muoviamoci, raga! Mi sta venendo un ictus veramente! Questo credo che sia l'ultimo, no? Perché vi giuro, sto morendo, raga! Sto proprio male dentro! Eccoci qua! Perfetto! Ti prego, dimmi che è l'ultimo video! Che cosa ci fa? Oddio! Sono i vecchi suoni che fanno le armi da fuoco, raga. Perfetti. Che lo scuole. Non riesco a parlare. Oh mio Dio. Immaginatevi in guerra con queste armi. È uno oh mio Dio. Quanto ce n'è? Poi non me ne metto più le cuffie perché basta, raga. Probabilmente è un video proprio di me. Però, raga, vi giuro, sto male e non ce la faccio. Questo è l'ultimo, eh. A posto così. Mettiamolo qua. Ecco, così abbiamo proprio concluso in bellezza. Proprio un playboy. Va bene, ragazzi, concludiamo qua. No, perché vi giuro, devo andarmeli a togliere immediatamente. Se no, tra due minuti devo andare all'ospedale. Spero che si stia capendo qualcosa di quello che sto dicendo. E spero l'abbiate apprezzato.
Cioè, sto video fa veramente schifo, comunque. Togli sto coso. Oh, così poi non posso parlare. Mi raccomando di non rifare questa cosa a casa, perché non ha senso. Io sono un cretino e quindi le faccio per quello. Mi raccomando, ragazzi, di farmi sapere che cosa ne pensate. Ma che cosa devo... Fa cagare sto video. Non riesco neanche a salutare. Probabilmente devo trovare i nomi. Vabbè, saluto lo stesso, anche se sto crepando, perché vi voglio bene. Lasciate like, raga. Samuel De Franco. Madonna, salutare così è proprio brutto. Grecia Vicari, Maria Chiara Lancioni e Veronica Mastro Gregori. Ciao ragazzi, il VC3 di oggi. Più di così non riesco, mi tira tutto. Samuel De Franco, grandissimo. E raga, mi raccomando, se volete essere salutati, vi basta scrivere un commento divertente sotto a questo video. E inoltre vi ricordo che in descrizione troverete tutti i link ai miei social, Instagram, Facebook e quindi insieme. Seguitemi su Instagram, sotto mi piace, la pagina di Facebook, iscrivetevi per supportarmi. E ragazzi, vi do l'appuntamento ad un prossimo episodio. Mamma mia, raga, sto soffrendo troppo. Ciao ragazzi. Ah, oddio. Mi ero dimenticato il microfono prima, scusate. Mamma mia ragazzi, che challenge. Io stavo soffrendo anch'io, mi ero riempito troppo le guance con l'acqua e vi giuro stavo esplodendo. È una cosa allucinante. Lo devo dire che è stata dura, è stata veramente dura. Ma credo di essere stato un pelino più bravo di Fancy, voi che dite? Va bene ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo sempre di lasciare un bel commento, mi piace, di iscrivervi al canale se non l'avete fatto. Se volete suggerirmi o vedere farmi altre challenge, fatemelo sapere nei commenti qua sotto, mi raccomando. Troverete anche nelle schede i link in descrizione del canale di Fancy. E noi come sempre ragazzi ci rivediamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi!